Che se analizzi la politica economica, sociale, il TAV, le cooperative rosse, la lotta alla mafia, il primato dell'economia sulla politica, i doppi incarichi, i corrotti in Parlamento, qual è la differenza tra il PD e il PDL? Non c'è. Per cui personalmente mai e poi mai nessuna alleanza con il sistema partitocratico. Piuttosto io mi dimetto e torno a fare il mestiere che facevo. Dato che comunque questa è la visione che abbiamo globale, si deve puntare a un'alleanza di idee. Noi qualora cadesse il governo, non sappiamo se cadrà perché poi ogni giorno dicono cose differenti, noi ci proporremo al Presidente come forza di governo. Troveremo un nome, anche se poi il nome lo fa il Presidente della Repubblica, e un progetto con varie idee. E le presenteremo non al PD, ma al Parlamento, a chiunque, a qualsiasi deputato volesse votarle. E poi i deputati si prenderanno la responsabilità di non votarle. 5 idee, una legge elettorale, così si può in caso di andare al voto e non c'è questo ricatto del porcello. Una legge sul conflitto di interessi, oggi teoricamente si può fare, ma sapete perché non la fanno? No, perché Berlusconi. Cioè, non è il problema, oggi lo diceva pure il New York Times, il problema in Italia non è Berlusconi. Berlusconi è un prodotto dell'anomalia Italia, non è l'unica causa. Non è che se scomparisse Berlusconi domani l'Italia sarebbe un paese normale, assolutamente no. La legge sul conflitto di interessi il PD non l'ha mai voluta fare perché ha interessi a non farla. Perché ci sarebbero, perché scoprirebbe uno scandalo sull'MPS, è evidente questo. Guardate che è una battuta che noi facciamo sempre, però dopo lo scandalo Rodotà noi andavamo da quelli del PD e gli dicevamo: ma come fate a governare col PDL? Ora che abbiamo conosciuto bene il PD andiamo da quelli del PDL e gli diciamo: ma come fate a governare con il PD? Questa è la dinamica parlamentare. Ma non sono battute, è vero, andiamo veramente a dire. Io personalmente sono molto più odiato da quelli del PD che da quelli del PDL. Cioè, quelli del PD mi odiano, dopo cammino e proprio li vedi. Sì, sono tutti. Ma io non so se l'odio è. Mi fanno molta pena, soprattutto i giovani del PD perché non sono liberi. E quando noi ieri ci siamo alzati in piedi e abbiamo gridato a Baldelli e a quei pochi deputati del PDL in aula condannati, 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 e quelli del PD zitti, abbassavano la testa, ho capito che insomma, mi facevano pena, perché noi siamo liberi di fare le nostre battaglie senza chiedere il permesso a nessuno e loro non sono liberi di urlare ai loro nemici storici del PDL condannati. E io con la gente senza palle non mi ci metterò mai. Nonostante il PD continui a dire che non vuole il semipresidenzialismo perché sarebbe un colpo di Stato, quando in Italia abbiamo un sistema, non abbiamo una legge sul conflitto di interessi, non abbiamo i mezzi e le forze della comunicazione, il potere della comunicazione è corrotto con quello politico, con quello imprenditoriale e con quello delle banche. In un sistema così ci trasformeremo non nella Francia semipresidenziale, ma nella Russia semipresidenziale, la Russia semipresidenziale, la Siria è semipresidenziale. Il semipresidenzialismo in uno Stato che non ha una tradizione culturale, un senso civico molto molto sviluppato, è lo strumento migliore per nascondere dietro una facciata democratica una reale dittatura. Questo esiste in tutti gli stati africani, centroafricani, l'Egitto era semipresidenziale, la Tunisia, in tutti questi stati c'è il semipresidenzialismo, che in realtà hanno un forte concentramento del potere. E quindi con l'articolo 138 questo è il piano. Per quanto riguarda la reale volontà di superare il porcellum e questa schifezza, e vi ricordo che la legge che ha portato al potere Mussolini era meno una schifezza minore di quella dell'attuale porcello, almeno aveva una soglia di sbarramento, quella attuale non ce l'ha. La volontà di non farlo è stata dimostrata due volte. La prima, quando hanno votato contro la mozione Giachetti. Giachetti è il vicepresidente della Camera e del PD. Lui ha fatto una mozione per dire: va bene, abbiamo detto in campagna elettorale che non volevamo il porcellum, qualsiasi cosa andava meglio. Ha fatto una proposta semplice, due righe: abolire il porcellum e ritornare al Mattarellum. Noi il Mattarellum ci fa schifo, il Movimento 5 Stelle fa schifo il Mattarellum, perché è uninominale, non è rappresentativo. Abbiamo votato di sì. Gli unici a votare di sì insieme a Giachetti. Forse c'è la SEL? C'è la SEL. Neanche questa l'hanno votato. Noi allora abbiamo detto: bene, modifichiamo la legge elettorale, l'attuale porcellum, solamente nei punti incostituzionali. Tre punti: la soglia di sbarramento per avere il premio di maggioranza, e il voto di preferenza, e il premio,
Esatto, uguale che premio di maggioranza, Camera e Senato, perché crea di fatto una difficoltà di governo. Hanno votato contro anche questa, a questa nostra proposta. Nonostante continui Letta nelle sue pagine del governo a dire noi siamo per abolire il porcellum. Questa è la realtà dei fatti. La realtà è che dicono una cosa, ne fanno un'altra. L'ultima, tanto per farvi capire, anche per farvi capire i politici locali cosa stanno facendo, cioè, questa settimana dell'AI, Fravezzi tutti, e compagnia bella, tutti quanti, gli esponenti del PAT, gli esponenti del, dell'SVP, che sono pessimi, e l'ho scritto anche in un articolo del giornale, sono pessimi perché arrivano il lunedì pomeriggio, il martedì mattina, se ne vanno il giovedì pomeriggio senza aver fatto nulla, perché votano solamente quello che gli dice il PD, e alzano e prendono il microfono solamente se c'è da portare a casa soldi per l'Alto Adige, basta, non ne frega niente a livello nazionale. Beh, hanno votato con, con il decreto del fare una norma che salva i doppi incarichi per tutte le cariche istituzionali. Ricordiamo che abbiamo degli esponenti del PD a livello provinciale che hanno attualmente doppi incarichi. Si sono fatti la sanatoria, per l'ultima volta speriamo. I cittadini devono capire che o ce lo riprendiamo noi il paese, quindi o ce ne occupiamo noi del paese nostro, o è finita. Perché storicamente, ancora di più, in un paese come l'Italia che ahimè ha 150 anni di storia, non come la Francia che è stato da Luigi Capeto da 1000 anni, il controllo popolare intorno al potere è molto basso, è un po' questo stato il nostro grande difetto come popolazione, cioè negli ultimi 20 anni non è, il problema non è Berlusconi, è che gli abbiamo permesso di fare quello che voleva, sia a lui che a questa finta opposizione del centro-sinistra. Allora, per quello poi io mi arrabbio molto e chiedo sempre un controllo molto alto anche rispetto al nostro lavoro, perché non crediate che noi veniamo da Marte, noi veniamo dall'Italia, per cui anche il germe della corruzione, ahimè, inculcato in tutti gli italiani ce l'abbiamo anche noi. In Italia molti genitori magari consigliano ai figli, ma dai, copia se puoi, e questo è un po' il problema, il peccato originale. Per noi essere furbi è più importante che essere bravi. E dato che noi non veniamo da Marte, abbiamo bisogno di un controllo molto grande, perché anche tra di noi c'è gente che potrebbe vendersi. Io questo lo dico sempre. Quando Beppe diceva in campagna elettorale se illumini un ladro, il ladro ruba di meno, quello è il discorso. E questo lo possono fare solamente i cittadini attraverso la partecipazione. Io mi auguro un giorno, un sogno mio è che magari un giorno usciamo dalla Camera e ci stanno 5.000 cittadini che hanno votato 5 Stelle arrabbiati con noi perché abbiamo sbagliato a votare una cosa, e ci fanno il mazzo e ci fanno sentire una pressione così grande che la volta dopo non lo sbagliamo più. Cioè, questo per me è il sogno, perché non mi interessa adesso il mio lavoro di deputato, io tornerò a fare il mio mestiere come Riccardo. Ci interessa il più possibile tutti assieme costruire una cittadinanza attiva, che è l'unico modo per toglierci dai guai, non certo il semipresidenzialismo. Per cui adesso in questa fase di crisi l'idea di dare più potere, di assegnare più potere alle mani di pochi, oltre ad essere pericolosa, purtroppo è attuale, perché la tendenza a pensare ma questo Parlamento non lavora, non hanno fatto nulla in 6 mesi, non ci è permesso di fare nulla. Allora io suggerisco pure l'esigenza da settembre in poi di fare dei gesti piuttosto eclatanti, non violenti ma eclatanti, cioè cose molto grandi che se ne parli in tutto il mondo, perché è una continua violazione della Costituzione. Noi in Parlamento presentiamo leggi ma non vengono mai discusse, addirittura gli atti di sindacato ispettivo, le interrogazioni parlamentari, semplicemente chiediamo al governo che ci dia un'informazione su un determinato caso, su un ponte che è costato troppo, il governo non risponde, sono indietro di 1600 atti di sindacato ispettivo, non hanno mai risposto. Noi in aula ricordiamo, per favore Presidente Boldrini, potrebbe ricordare al Ministro Bonino di rispondere a queste interrogazioni parlamentari, cioè il governo se ne fotte del Parlamento, e se te ne fotti del Parlamento significa che te ne fotti del popolo italiano, perché il Parlamento è la rappresentanza del popolo italiano, anche se noi siamo anche oltre il concetto di rappresentanza. Cioè, quello che noi abbiamo visto è che non bastano 160 parlamentari, quindi scordatevi che noi ce la faremo da soli, dimenticatelo, è impossibile. O i cittadini si fanno il mazzo e si mettono in testa che non c'è più il pensaci tu ma ci penso io, oppure questo paese continuerà il tracollo, e la botta, secondo noi, lo shock economico deve ancora arrivare. Qualcuno parla di ripresa, ma se chiudono le fabbriche, ma senza lavoro come riprendi? Le fabbriche una volta che hanno chiuso non è che riaprono. Senza giovani. Senza giovani, vanno tutti fuori. Siamo il paese più anziano d'Europa,
anche per quello poi una rivoluzione che qualcuno auspica quasi violenta non avrebbe senso, poi noi siamo contrarissimi. Siamo un paese invece che ha sempre denotato una grande fantasia e creatività, e quella dobbiamo mettere in campo, a cominciare dalla provinciali qua in Trentino e Alto Adige, cioè inventarsi una campagna elettorale davvero alternativa, quasi il citofono dei, io suggerisco, cioè organizzarsi. Obama ha vinto le elezioni mettendo assieme giovani che chiamavano al telefono l'elettorato e hanno fatto degli studi che su ogni 10 telefonate che facevano i giovani di Obama, 2 persone cambiavano idea sul loro voto. E questa è la strada, cioè il passaparola è... come? Agli altri 8, magari gli altri 8 qualcuno già votava Obama. Questa è la strada. Io mi rendo conto che quando faccio delle attività sul territorio, le persone con le quali parliamo poi sono molto motivate, perché magari non hanno mai visto deputati, cioè noi siamo cittadini normali, non hanno mai visti a casa delle persone, e sono persone che poi vengono invogliate ad informarsi e a condividere le informazioni. Questa per me è l'unica strada. Qualcuno dice andate in TV, cioè io personalmente ho rilasciato a Ballarò decine di interviste, non hanno mai mandato in onda. Nei talk show non ci andiamo perché nei pollai non ci andiamo, abbiamo dignità, e soprattutto non crediate che la TV informi così tanto, cioè chiedete a 10 persone che sono fan di Renzi che cosa Renzi ha fatto per Firenze e nessuno vi sa rispondere. Allora perché noi dobbiamo entrare in un sistema disinformante, oltretutto dargli audience e continuare a prolungarne l'agonia? Perché? No. Il Movimento 5 Stelle è un movimento forse lento, però inesorabile, abbiamo trovato una strada, è quella giusta e continuiamo, è la partecipazione attiva. Bravo! Grazie. E in questa fase ci vuole molto di più, perché appunto il rischio che venga un nuovo Berlusconi, no? O solo un po' più sveglio, perché poi Berlusconi è anche vittima dei suoi stessi difetti, c'è. E noi dobbiamo anche essere molto accoglienti, non so quanti insulti ricevete ai banchetti, bisogna porgere l'altra guancia, farsi insultare, farli sfogare e poi dirgli siediti, però parliamo con calma, se conquistiamo un attivista vero abbiamo conquistato 150 voti, per cui vi imploro ad avere questo atteggiamento accogliente, fantasioso, fare proprio dei laboratori tra di voi in cui ognuno tira fuori le idee, anche le più assurde, funzionano. Qualsiasi cosa va contro il sistema oggi mediatico funziona, perché non l'hanno mai visto. Ribadisco, io ho avuto degli attestati di stima rispetto a queste cene che faccio nelle case di sconosciuti incredibili, e se le colleghiamo allo streaming, queste cene permettono di arrivare a tante altre persone che si caricano nel senso positivo e poi faranno questo tipo di lavoro. È così che abbiamo preso 9 milioni di voti, anche se soprattutto grazie a Beppe, questo va ricordato. E questa è la strada, quindi io sono a disposizione ad ottobre a salire se vi serve una mano, però io non ho dubbi che vinciamo noi, cioè proprio non ho dubbi, come Riccardo, proprio è sicuro. Uno, perché la crisi purtroppo è la nostra migliore alleata, due, perché qualitativamente abbiamo visto quello che sono purtroppo anche le persone nei partiti, tolta qualche persona che sono in gamba, la maggior parte sono qualitativamente e anche culturalmente molto bassi. E io non mi aspettavo questo livello così basso del Parlamento italiano. Si dice che sia la fotocopia del popolo, no, il popolo è meglio, per cui la strada è questa. Sono d'accordissimo su quelle interviste, sai quanto abbiamo dovuto lottare per ottenere delle interviste face to face del genere? Secondo voi basta alzare il telefono e chiamare la redazione dicendo vogliamo fare questa intervista? E più sei bravo e più non ti chiamano. Più tu sei bravo a comunicare e c'hai la faccia tosta, e più chiamano gli altri, magari quelli che sanno magari leggere un bilancio benissimo, ma non hanno quella verba comunicativa che magari a Luigi Di Maio. È fatto ad hoc dal sistema. Basta vedere di chi è la 7, a chi è stata venduta, ad un uomo di Berlusconi, e quindi avrà tutto l'interesse, anche se poi ci sono giornalisti liberi, grazie a Dio ancora ce ne stanno e sono eroi. Avrà tutto l'interesse a mettere in difficoltà un movimento che comunque si sta provando faticosamente a cambiarlo, questo sistema. Il sistema non si lascia cambiare facilmente, reagisce. La prima reazione è sempre mediatica. Io temo che qualora riuscissimo con la rete anche a bypassare questa reazione e questo potere mediatico, ci saranno altri tipi di reazione. L'Italia non è nuova a, tra l'altro, episodi del genere.
Io vi posso garantire, proprio vi do la mia parola d'onore, che Beppe ci ho parlato una volta, che non ci ha mai detto, mai chiamato una volta per dirci che cosa fare, che cosa non fare o come votare. E sul fatto dell'alleanza del PD, non esiste un gruppo nella storia della Repubblica Italiana che ha tutta la libertà che abbiamo noi. Noi decidiamo qualsiasi cosa in assemblea, anche se andare o no al bagno. Però abbiamo quattro paletti: no condannati, no due legislature, più di due legislature, no partecipare con i partiti, appunto nessuna alleanza, perché l'abbiamo visti i partiti. E se da un lato qualcuno sarebbe stato contento se noi avessimo ribadito, fatto un'alleanza col PD, vi ricordiamo che non ce l'hanno mai chiesto. A Bersani, perché poi Bersani mi dice non lo raccontare, io no, assolutamente non lo racconto, ve lo racconto immediatamente, mi ha detto l'altro giorno che sì, lui vuole fare il governo del cambiamento, eccetera, eccetera. Io gli ho detto: Bersani, tu ci hai presentato 8 punti fuffa, lascia perdere. Voi mi avete trattato a pissi in faccia, così mi ha detto. Io gli ho detto: veramente no, io avrei fatto molto di peggio se ci fossi stato io lì. Gli avrei ricordato tutto, a cominciare dai 98.000 euro che ha preso da Riva dell'Ilva e che ci deve ancora giustificare. Però gli ho anche detto: tu ci avresti potuto veramente mettere in difficoltà. Non l'hai fatto perché non hai le mani legate. Pensate se ci avesse detto: noi in 50 giorni votiamo subito l'ineleggibilità di Berlusconi, si può fare in virtù di una legge del 57. Quindi non in virtù della condanna adesso, di una legge che è stata approvata nel 57. Poi facciamo subito un reddito di cittadinanza e subito una legge sul conflitto di interessi. Cacchiarola, ci avrebbe messo in difficoltà. Lì ci sarebbe stata una spaccatura. Invece ci ha detto: ci occuperemo di lavoro, poi ci occuperemo del TAP. In che modo? Lascia perdere, poi ce ne occuperemo. Così. Poi ci occuperemo della legge elettorale. Che tipo? Lascia perdere, poi lo vedremo. E se riguardate quello streaming, lui non chiede mai la partecipazione ad un governo. Infatti io lì l'avrei ammazzato, però nel senso dialettico. Lui ci dice addirittura una cosa subdola: beh, uscite dall'aula al Senato, ci chiede questo. Cioè, tra virgolette, una cosa che va anche contro la Costituzione, cioè noi siamo pagati per stare lì e votare. E la prima settimana in cui noi ancora crediamo nelle istituzioni, il leader del principale partito d'Italia ci chiede di abbandonare l'aula, cioè di utilizzare un mezzo sporco per far sì che il governo solo suo iniziasse e poi vi si vedrà. Poi l'abbiamo visto quello che fa il PD. Non sono in grado neanche di alzare la voce se viene condannato per frode fiscale un delinquente come Berlusconi, e noi ci dovremmo alleare con questa gente. Ci avrebbe potuto mettere in difficoltà e non l'ha fatto. Quindi Beppe, in un momento chiaro di difficoltà, prima Riccardo lo diceva, cioè i primi due mesi sono stati più difficili, perché a differenza degli altri gruppi parlamentari che hanno già un team, una squadra, hanno già le macchinette del caffè, noi non sappiamo nulla. Chi ha fatto il contratto per la macchinetta del caffè in Parlamento sul nostro piano Palazzo dei Gruppi? Chi ce l'ha fatto? Qualcuno? Ce lo siamo fatto noi. Un deputato chiamava: salve, sono un deputato della Repubblica, mi potrebbe fare un preventivo tra Lavazza e un'altra? Questo. Chi ce lo faceva a noi? Quindi abbiamo dovuto mettere in piedi tutto un ufficio, dalla macchina del caffè al capo ufficio legislativo, e l'abbiamo assunti sulla base dei curricula e dei colloqui che abbiamo fatti. E chi colloquiava? Qualcuno? No, colloquiavamo noi. Persone appena entrate in Parlamento. Immaginate la difficoltà dei primi due mesi, quando il PD aveva già tutto l'ufficio, che non ha mai smesso di lavorare, perché il Palazzo dei Gruppi continuava a lavorare, il PD aveva già tutti i computer, noi abbiamo dovuto reinstallare i programmi, anche perché avevamo paura che ci fossero magari dei virus, qualcosa, controllare. Figuratevi, le fanno queste cose. Chi ce le faceva noi che eravamo tutti a 163 nuovi? Immaginate la difficoltà. È come... Infatti magari qualche errore di comunicazione che abbiamo fatto i primi due mesi, sai io faccio sempre metafore calcistiche, gli attaccanti che dribblano tutti, arrivano stanchi davanti alla porta e sbagliano il gol facile, così facevamo, perché arrivavamo stanchi, lavoravamo davvero tante ore, 18 ore al giorno, a scrivere gli statuti, a conoscerci, eravamo 163 persone che non si erano mai viste, anche lì le dinamiche non sono facili. Credo che abbiamo tutti visto negli ultimi due mesi un cambio di passo, un miglioramento complessivo del nostro gruppo a livello di comunicazione, i nostri discorsi in aula, le proposte di legge, Restitution Day. E poi mi dovete dire una cosa che noi abbiamo detto in campagna elettorale, che avremmo o non avremmo fatto, che l'abbiamo disattesa. Una.
non troverete mai la risposta, a cominciare dal mai nessuna alleanza, perché come qualcuno è rimasto deluso, legittimo, però forse non aveva del tutto, non lo dico con critica, con constatazione, compreso il nostro progetto. Se noi avessimo dato questa eventuale fiducia al PD, a me mi avrebbero preso gli attivisti, mi avrebbero preso a calci nel sedere, mi avrebbero ammazzato a Roma. Immaginate le persone che ci hanno votato proprio perché detestano il sistema partitocratico. Che cosa ci avrebbero detto? Tra di voi tante persone ci avrebbero fatto veramente il mazzo. Per cui cerchiamo sempre di vedere i due punti di vista. In campagna, quando mai si è visto, e concludo, nella storia della Repubblica un partito, un movimento che in campagna elettorale dice delle cose chiare e nel giro di 6 mesi le fa tutte? E noi abbiamo presentato tutte le proposte di legge dei 20 punti per uscire dal buio in Parlamento. Non vengono discusse, sì, oppure vengono bocciate dal PD, anche se vai sul sito del PD e ci stanno le stesse identiche proposte che noi abbiamo presentato. Che dobbiamo fare di più? Continuare su questa strada e provare a convincere le persone che fino a che voteranno un sistema partitocratico dove comandano 5 persone e loro, grazie al Porcellum, nominano, no? Nominano, non eleggono, nominano una serie di parlamentari che evidentemente devono fare gli interessi di queste persone che li hanno nominati e che investono per candidarsi 30-35 mila euro a testa. Anche questa è una cosa che abbiamo scoperto in Parlamento, perché ce lo dicono i deputati del PD e del PDL. Loro, per farsi mettere in lista in posizioni importanti quelle del PDL, oppure per candidarsi dopo le buffonarie, come le chiamava Beppe, cioè le loro parlamentari, buffonarie perché se non ci fossero state le deroghe sarebbero state cose anche giuste, ma nello statuto del PD c'è scritto non più di 3 legislature, poi Finocchiaro, Bindi, loro ne hanno fatte 18. Per quello lo chiamo partito derogativo, perché è in deroga sempre, sì, a tutto. Ecco, queste persone che hanno cacciato 30.000 euro a testa per arrivare in Parlamento non sono libere. Non sono libere di far cadere adesso un governo anche se lavora male, perché devono rientrare del loro investimento iniziale. Io per la mia campagna elettorale ho speso 144 euro. Sono già rientrato abbondantemente. Ne guadagno 3.000 al mese, tra l'altro non l'avevo mai preso così tanti soldi in vita mia. E questa è la libertà che noi abbiamo e che gli fa paura e che fa sì che un sistema mediatico si sia scatenato in maniera unica nella storia d'Italia contro un gruppo di parlamentari appena entrati, come se i mali dell'Italia fossero colpa del Movimento 5 Stelle. Stiamo lottando contro questo sistema, vinciamo noi, non vinciamo noi, boh, però solamente chi non combatte perde. Il Movimento 5 Stelle non farà mai la rivoluzione con i parlamentari. Se ci fosse una scala di valori, una piramide, questa sarebbe rovesciata nel Movimento 5 Stelle. Cioè, la nostra è di fatto una rivoluzione culturale. È un cambiamento epocale perché l'Italia ha una certa inquadratura culturale che viene da secoli e secoli, che risale al Medioevo, di fatto. La nostra sudditanza verso il potere storico. E questo si può fare non con il parlamentare che fa un bel intervento in aula, si può fare solamente con il contatto giornaliero con i cittadini, questa è la verità. E quindi se lavoriamo bene nei comuni riusciremo a farlo, se lavoriamo, perché i sindaci, i consiglieri devono essere lì, abitano lì, lavorano la mattina e la sera di fronte ai cittadini, li conoscono, vivono a fianco, è lì che si fa la battaglia culturale, cioè dimostrando quotidianamente che c'è un cambiamento, che ci sono delle persone che siano da stimolo e siano da esempio. L'esempio è il più forte strumento per il cambiamento, lo vediamo, le famiglie funzionano così, se il padre e la mamma si comportano bene, i figli si comporteranno bene nella maggior parte dei casi, non se parlano bene e razzano male, questo non funziona. Quindi è assolutamente vero, o si fanno bene, o facciamo bene a livello comunale, a livello locale, o il Movimento 5 Stelle non ce la farà a fare questa cosa. Di Battista, nonostante la sua forza dirompente comunicativa, non riuscirà a fare questo cambiamento. E quindi hai ragione, cioè, servono persone competenti, brave, professionali, purtroppo non sono ovunque, sono poche le persone che sono capaci a sacrificare i propri interessi personali una volta che vedono il potere, questa è la verità. Ecco, abbiamo giovani che pensano da vecchi. Io credo invece che siano tanti i giovani, quelli che sono rimasti, pochi siano rimasti, che ce la possono, che hanno voglia di fare. Io credo che siano veramente tanti, siano più di quelli che pensiamo, e anche i vecchi sono di più di quelli che pensiamo. Però non hanno spesso il coraggio di esporsi, perché viviamo in un sistema tendenzialmente clientelare. Io spero che il lavoro di Di Battista e di molti altri parlamentari sia da stimolo in questo, a candidarsi.
però se vi aspettate che siano i parlamentari a cambiare questo paese, non ce la faranno mai. È il posto più difficile per cambiare il paese, si parte dalla base. Vi ricordate il sistema del virus? È quello che può funzionare, è solo il virus che... L'idea originale del Movimento 5 Stelle era il virus, cioè mettere delle cellule che siano un cancro rispetto al sistema corrotto, cioè che siano oneste e che attirino, che cambino dall'interno nelle vari punti d'Italia il sistema. Così non lo possiamo fare dal vertice. Noi in realtà siamo un esperimento per il Movimento 5 Stelle, siamo una cosa nuova, siamo stati lì e ci stiamo organizzando, stiamo cercando di dimostrare che esiste qualcuno che dice una cosa e la fa. Già questo è il più grande successo per noi parlamentari. Ma non vi aspettate che potremo approvare la legge sul reddito di cittadinanza, questo non avverrà. L'unica cosa, la cosa buona, è entrare in comune e denunciare quello che si fa in comune. Questo è quello che ci permetterà poi ai futuri parlamentari, perché probabilmente non lo faremo noi, di cambiare il paese. È una cosa, come diceva lui, è una cosa a lungo termine, è un processo inesorabile, ma si parte dai comuni, si parte dai provinciali. Per quello credo che a ottobre il Parlamento italiano dovrà molto concentrarsi su queste provinciali e dare tutta... Io ho già parlato con Di Maio, con altri parlamentari, che saranno disposti a venire a darci una mano. L'importante è che iniziamo da subito, come diceva Di Battista, a fare una campagna elettorale che sia alternativa, che sia un porta a porta, che sia banchetti, che sia ritornare all'origine del Movimento 5 Stelle. Pensavate che... Cioè, voi pensate che un sistema del genere, così radicato, che fa quattrini, che ha connivenze con la mafia, con l'andrangheta, lascia tranquilli, ma vai, sono arrivati i grillini, prego! Infiltra, io sono convinto che avremo pure i telefoni sotto controllo. Ogni tanto saluto sempre il brigadiere. Brigadiere, sto scherzando, lo dico. Però se tu ci credi e combatti e sei, come dire, pronto ad assumerti qualsiasi conseguenza. Cercherò di farlo anche se lo voglio. Io però volevo aggiungere una cosa. Ascoltavo e... comprendevo tutto, pure Ciarega, non so, poi ho intuito. No, chi mi parlava di minoranza italiana, chi di... insomma, cose che magari a Roma chiaramente non percepisco bene, quando io romano. Però quando mai si era visto che due deputati della Repubblica, portavoce, stanno seduti intorno a un tavolo insieme ai cittadini, che li pressano come fa lei? Lei poi faceva delle critiche. Ma se tutti gli italiani fossero come lei, cioè sarebbe proprio un paese differente. Non saremmo in questa situazione. Differente. Quando mai si è visto una roba del genere? Per quello poi io sono ottimista e questo per me è il metodo. Perché le problematiche non è che io poi mi occupo per esempio di affari esteri e mi devo occupare di quello, perché è già tanta la politica estera che non va in Italia, come sapete. Però quando mai si era visto che dei deputati della Repubblica intorno a un tavolo ascoltano delle proposte, delle critiche, i cittadini hanno questo livello anche di competenza, di conoscenza. Lui grazie al web si è letto quello che lei si è, grazie al web ha letto quello che abbiamo votato o non abbiamo votato, ma magari abbiamo sbagliato a votare, eh? Capita e capiterà ancora. Però insomma io sono molto ottimista perché questa la strada è questa. Cioè il fatto che i cittadini come lui o come lei, che conoscono delle realtà territoriali molto meglio di tanti parlamentari che vengono dalla Puglia, cioè chiaramente voi non conoscete le soluzioni rispetto all'Ilva come le possono conoscere i tarantini che ci lavorano da tanti anni. E l'idea è appunto quello, partire dal locale, organizzarci, incontrarci, organizzare migliaia di incontri del genere, informarci in maniera alternativa e trovare dal basso delle soluzioni che dall'alto non arriveranno mai. Uno, perché non c'è voglia di trovarle, due, perché neanche c'è la competenza per trovarle. Quindi questa secondo me, questo piccolo esempio è proprio la strada utile per provare a cambiare questo paese bellissimo ma violentato dalla partitocrazia. Ecco, l'ultimo... Però non siamo solamente internet, cioè sono questi incontri che facciamo, questa è la chiave, ci vuole un po' più di tempo e più fatica, perché a citofonare alle case è faticoso, chiedi a testimoni di Geova che a Civita ce ne stanno tanti, è faticoso, però questa è la strada, la rivoluzione fa così. Le imprese che rimangono in Italia devono pagare meno tasse,
e se tu mi importi una mozzarella, una bottiglia di vino, dell'olio o l'acqua, l'esempio che fa sempre Beppe, no? L'Italia esporta alla Spagna la stessa identica quantità di acqua minerale che la Spagna importa in Italia, cioè che è una roba folle, finché tu non tassi, cioè fai pagare di più alle imprese che delocalizzano fuori, non ci sarà soluzione. Ma questo si fa qualcosa? Sì, abbiamo proposto. Le attività produttive hanno proposto anche al decreto del fare emendamenti su emendamenti. Sai quanti ce l'hanno fatti passare? Sì, solo la situazione. Zero. Il Made in Italy si. L'obiettivo? L'obiettivo è farli fuori democraticamente tutti quanti, quello l'obiettivo. Non ce n'è un altro. Metaforicamente, fino a che quando Beppe parla del 51, del 100, non parla di dittatura. Vanno asfaltati, perché le stesse identiche imprese, l'Indesit, io sono stato 2 settimane fa all'Indesit. Ci sono stati. Ma arriveranno altre, non so. Ma arriva, è evidente. Quelle che sembrano che siano cose. Però lì è pure il costo del lavoro, è tutto collegato. Cioè, un operaio costa il 70% di tasse e le rendite finanziarie, la tassazione sulle rendite finanziarie in Italia è la più bassa d'Europa. L'inquinamento che c'è in Cina. Sì, figurate, è tutto collegato. Il Movimento 5 Stelle ha presentato già una proposta per alzare la tassazione sulle rendite finanziarie, che sono capitali oltretutto che non sono frutto del lavoro, ma appunto di speculazioni, e il Parlamento l'ha bocciata, nonostante Boccia, che è quello del PDL che lavora nel PD, non so se avete capito qual è quello lì. Quello lì, c'è proprio un'intervista, lui ha litigato con Travaglio, parlando della tassazione, della Tobin Tax, tutte minchiate che vi raccontano in campagna elettorale. Poi chiaramente nel momento in cui il partito prende i quattrini anche magari dall'Indesit, perché questo succede, che gli dai quattrini per finanziare le campagne elettorali e manda dei suoi uomini in Parlamento, quei suoi uomini non faranno mai una proposta di legge che tassa le aziende che vanno a delocalizzare in Romania, in Ungheria e in futuro Brasile e Colombia, che saranno i paesi del massimo investimento di questi capitali con le pezze al culo, come li chiama Beppe, in giro per il mondo. Comunque io volevo ringraziare Di Battista per la disponibilità, ve l'ho detto che era bravo, lo sapevate. Grazie Di Battista. Grazie a te Riccardo. Io volevo ringraziare Riccardo che ha fatto un lavoro sui costi del palazzo, incredibile. Guardate, pure lì si combatte, pure dentro il palazzo. Pensate che la prima settimana il personale della Camera erano molto intimoriti, perché noi sa che facessimo. Pensate che la settimana prima hanno anche tolto le targhette degli ascensori riservate ai deputati o della fila preferenziale alla posta dei deputati. Le hanno tolte tutte, hanno fatto queste rivoluzioni, poi non ve l'hanno detto, ma l'hanno fatto. Anche i bagni per i singoli deputati, quelli magari con il lavandino basso, sapete a chi era. E praticamente, poi ci hanno visto, noi abbiamo lavorato su altre questioni, però nel frattempo Fraccaro lavorava nell'ombra, si faceva dare dossier, studiava le questioni, i costi del palazzo che sono vergognosi. Se non sbaglio spendono 5.000 euro all'anno di arachidi, se non sbaglio, per gli aperitivi, cioè pagatevele l'arachidi. Esatto. E poi finalmente ha fatto questo dossier. E dal giorno all'altro sono cambiati i nostri rapporti alla Camera. Ora, oltre ad odiarci tutti quelli degli altri partiti, anche qualcuno che lavora lì alla Camera un po' ci inizia un po' ad attaccare. Prima mi chiamavano Alessandro, prego, poi il giorno dopo che è uscito il lavoro di Riccardo, onorevole, prego. Così, sono subito super freddi. Però pure loro devono capire che non è il problema, non sono i barbieri che poi sono anche amici, che forse guadagnano troppo, perché guadagnano 10.000 euro lordi, 5.000 euro netti, ok, però loro sono entrati anche loro con concorso, cioè il problema non è lui, è un sistema. Loro pure devono capire che in tempi di vacche magre tutti quanti rinunciano a qualcosa, o lo capiscono oppure anche loro verranno travolti. Come noi rinunciamo a metà dell'indennità e rendicontiamo qualsiasi spesa, e abbiamo anche rinunciato, cosa che non dice mai nessuno, all'assegno di fine mandato, che in un anno di legislatura sono circa 45.000 euro a testa, cioè alla fine rinunceremo pure a quest'altri 45.000 euro, insomma, fatico, non so. E cioè le stesse cose devono fare anche il personale della Camera, a cominciare però dal segretario generale, che quanto prende? 600.000 euro l'anno, segretario generale 600.000 euro l'anno, per consigliare a Boldrini poi come gestire l'aula, insomma, la Boldrini con tutto il rispetto non è proprio il mestiere suo, è un altro. E poi niente, ringraziate anche Riccardo che davvero davvero fa un lavoro come segretario della Camera incredibile. Sembra che ti abbia lavorato tu per questo. No, però è vero. Grazie Di Battista. Io spero solo di rappresentarlo.